Eccoci qua, benvenuti al webinar La comunicazione pubblico sul web. Appunto il secondo appuntamento del webinar dedicato al mondo della comunicazione e del marketing. E insomma, mi fa piacere in qualche modo questa volta, ecco, la volta scorsa appunto avevamo il nostro ospite. Che è qui presente, e questa volta il webinar sarà tenuto da me, e il focus è proprio relativo alla comunicazione in pubblico. Quindi oggi parleremo delle tecniche relative alla comunicazione, e in particolare cercheremo anche di capire come la comunicazione cambia, la comunicazione in pubblico cambia con i nuovi strumenti digitali. Staremo insieme un'oretta, quindi come sempre potete partecipare in chat con le domande, e poi cercherò di coinvolgervi anche attraverso dei piccoli sondaggi. Vedo che sta arrivando ancora qualcuno, quindi diamo ufficialmente benvenuto anche alle persone che entrano adesso. Mi presento. Sono Massimo Perciavalle, sono il fondatore di Bekinso, e so se appunto conoscete la nostra realtà. Siamo una società di consulenza e ci occupiamo di formazione relativamente appunto allo sviluppo delle soft skill, ma anche appunto comunicazione un po' a 360 gradi. Io sono anche un coach, sono un executive coach, quindi collaboro diciamo con diverse aziende proprio nello sviluppo personale appunto di quelle che si chiamano le competenze core di alcuni ruoli strategici. È sicuramente un tipo di attività che mi piace molto. Sono uno psicologo del lavoro e diciamo mi occupo proprio del benessere delle persone e delle organizzazioni, oltre ad essere proprio un formatore, un trainer relativamente proprio alle tematiche relative allo sviluppo delle competenze trasversali. Come potete vedere, ho scritto appunto tre testi, spero di scriverne un altro. Sto dedicando un po' di tempo anche alla scrittura di un nuovo testo. I primi due erano relativi all'ambito appunto del coaching, in particolare dell'ambito del lavoro, e poi Offline è bello, uno delle ultime, insomma, degli ultimi testi relativamente invece ad un tema specifico che rappresenta appunto come dire, l'abuso delle tecnologie, no? In particolare magari qualcosina anche oggi. Ne parleremo, visto che parliamo di comunicazione in pubblico anche con gli strumenti digitali. Il percorso formativo che vi presento oggi, il webinar, è anche una pillola formativa di un percorso più ampio, che è il nostro master in comunicazione scientifica, un percorso che ormai è arrivato alla nona edizione. Un percorso, devo dire, molto, molto interessante sulla comunicazione nel settore appunto scientifico. In questo master si parla, ecco, tra diversi temi, sia di comunicazione scritta che di appunto di come dire, diffusione e divulgazione di quelli che sono gli aspetti scientifici, e questo focus che farò oggi relativamente alla comunicazione in pubblico sarà appunto un approfondito in una delle giornate del master. Anche quest'anno il percorso formativo parte il 18 settembre, sarà online, con una fruizione molto, molto snella il sabato, quindi proprio con delle lezioni monografiche relative appunto a diversi argomenti: comunicazione scritta, la comunicazione sul web, proprio per come dire, aiutare tutte le professioni
in ambito medico, sanitario, farma, ma non solo, perché comunque l'ambito scientifico, come abbiamo visto, abbraccia diversi settori, a semplificare proprio la comunicazione. E sarà questo un tema, diciamo, che porterò oggi per voi. Io inizio subito con una domanda relativamente proprio al public speaking, perché appunto il parlare in pubblico ha un aspetto, diciamo così, tecnico, ma anche un aspetto emotivo. Essendo io uno psicologo del lavoro, non potevo non iniziare subito con una domanda che riguardasse un po' le emozioni. E quindi vi chiedo, con un piccolo sondaggio, appunto, che adesso dalla regia ci lanceranno, emozioni provate nel parlare in pubblico? Emozione, diciamo, più frequente, quando vi siete trovati a dover parlare ad un pubblico un pochettino più ampio, quindi ovviamente che sia un piccolo gruppo o un vasto pubblico. Come vi sentite solitamente? Che emozioni provate? Un'emozione di tranquillità, un'emozione di paura, un'emozione di preoccupazione o un'emozione di gioia oppure altro? Dovrebbe partire il sondaggio. Non so se lo vedete, Scusate, il sondaggio non sta partendo, quindi io vi chiederei di scriverlo ok. nella chat, così lo Grazie. verifichiamo a mano. Ok, grazie, Leonardo. Ok, tranquillità. Ah, bene, bene, tranquillità. Sia Nicola che preoccupazione, un misto di preoccupazione ed entusiasmo. Bene, preoccupazione, preoccupazione. Bene, quindi diciamo che nel sondaggio avrebbe vinto in percentuale maggiore la preoccupazione, che rientra in effetti nella tipologia di emozioni. È un'emozione un pochettino meno intensa nell'ambito della paura. Quindi, in effetti, il 75% delle persone di solito quando parla in pubblico ha paura, cioè affrontare un pubblico porta comunque appunto delle preoccupazioni, ci rende in qualche modo vulnerabili, un po' perché abbiamo paura del giudizio, un po' perché non è, diciamo, molto spesso non ci sentiamo proprio a nostro agio nel parlare in pubblico. Quindi, diciamo che uno dei temi, anche relativamente a quello, a tutto il lavoro fatto appunto sulle soft skill, è sicuramente uno dei temi più gettonati, sia il supporto nella parte proprio personale ed emotiva, ma sia proprio nel supporto alla preparazione dello speech stesso. Quindi, per aiutare soprattutto le persone che hanno risposto di sentirsi preoccupate, diciamo, nel parlare in pubblico, voglio appunto parlare di quattro fasi importanti che occorre tenere presente quando si progetta comunque un discorso, o comunque quando c'è l'occasione di incontrare un pubblico piccolo o grande che sia. E sono appunto quattro fasi importanti. Diciamo che le prime tre riguardano lo sviluppo, la progettazione dei contenuti, l'organizzazione della struttura, la preparazione e l'esposizione. Sono tutte le fasi che precedono l'incontro. E poi parleremo appunto proprio del momento dell'esposizione stessa. Quindi vedremo insieme, punto per punto, quelli che sono proprio, diciamo, gli aspetti da curare, fino poi a parlare insieme e vedere insieme nella fase di esposizione quelle che poi sono le novità adottate dalle nuove tecnologie, no? Attraverso incontri con Zoom, Teams o tutte le altre piattaforme.
E quindi il primo momento è sicuramente la preparazione. Se siete preoccupati di parlare in pubblico, certamente preparare il contenuto è già una buona tecnica per, come dire, poi dedicarsi un po' di più durante lo speech anche alla relazione, che è l'aspetto forse più importante della nostra comunicazione. Quindi, nel momento in cui noi prepariamo un discorso o comunque dobbiamo in qualche modo confezionare un messaggio, dobbiamo porci alcune domande. Prima di tutto dobbiamo chiederci quali sono i nostri obiettivi di comunicazione. È diverso se io sto preparando del materiale per informare o comunque dovrò fare uno speech per informare. Sarà diverso se appunto voglio persuadere o voglio vendere. Sarà diverso se invece, diciamo, ho l'occasione di incontrare persone per intrattenere. Sarà diverso se invece voglio formare o appunto voglio sviluppare delle competenze. Quindi, ovviamente anche qui, a seconda degli obiettivi, io dovrò preparare del materiale e dovrò utilizzare anche delle strategie comunicative differenti. Sarebbe importante, nel momento in cui io faccio una comunicazione in pubblico, che sia anche una riunione, capire a chi ci rivolgiamo, no? Quelli che sono i destinatari, quindi avere informazioni. Anche delle informazioni base su cosa si aspettano questi destinatari, su quanto sanno dell'argomento che io sto portando, sarebbe ovviamente la cosa ideale. E se non ho queste informazioni, però devo capire qual è il mio target di riferimento a cui mi sto rivolgendo. Ovviamente, in ambito di comunicazione, in questa fase fa la differenza anche l'ambiente. Diciamo in cui è organizzata la presentazione. Se è un ambiente virtuale vedremo alcune caratteristiche, se invece sento dei rumori di fondo, non so da dove arrivano. Ecco qua. Se è un ambiente invece ovviamente in presenza e comunque insomma fino a prima del Covid, la maggior parte degli incontri svolgevamo in presenza, dovremmo fare attenzione ad alcuni aspetti della nostra relazione. Quindi, in base a quelli che sono gli obiettivi, i destinatari, devo capire anche qual è lo scopo e qual è quindi il messaggio principale che io voglio lanciare, no? Poi quanto tempo ho per lanciare questo messaggio? Perché attenzione, nella nostra progettazione dobbiamo anche tenere presente in termini proprio di efficacia ed efficienza il tempo che ho a disposizione per appunto parlare di determinati argomenti, che può fare la differenza. La seconda fase rappresenta appunto l'organizzazione della struttura. Quindi una volta che mi sono posto queste domande e ho chiarito determinati aspetti, allora incomincio a immaginare in qualche modo il mio discorso. I discorsi dei migliori oratori non sono mai improvvisati, sono dei discorsi preparati. Sapete che esistono addirittura per alcuni professionisti che insomma che sono più esposti nell'ambito della comunicazione esistono proprio degli autori, no? I ghostwriter, no? Gli autori degli speech più importanti. Quindi, diciamo, ecco, da questo punto di vista anche il supporto di altre persone può fare la differenza, ma se ci sono anche altre persone coinvolte rispetto alla nostra strutturazione, è bene sempre che l'oratore abbia una padronanza di quello che sta trattando, no? Quindi fare colpo all'inizio può essere un aspetto importante, quindi portare un'introduzione originale. Vedremo a breve come, per esempio, nella fase di esposizione può essere altrettanto importante la semplificazione, il racconto di storie, ad esempio, quindi anche la fase introduttiva
è sicuramente di fondamentale importanza. Organizzare la struttura del discorso significa anche iniziare a preparare il materiale, quindi che sia il materiale slide, se ci sono dei dati da, appunto, da recuperare, iniziare a comprendere come semplificare questi dati, quindi come portarli ad una semplificazione. Le slide adesso sono, appunto, hanno un maggiore impatto se hanno delle belle immagini con poche scritte, perché comunque l'oratore, soprattutto se siamo in una fase online, può completare l'aspetto di comunicazione. E quindi la fase di organizzazione della struttura è ancora una volta una fase di progettazione del nostro intervento. La terza fase è la preparazione all'esposizione. E anche qui diciamo che questa io la chiamo più la preparazione dal punto di vista psicologico. Può essere appunto il prepararsi a livello emotivo ad esporre, perché se io ho pianificato tutto, ho preparato i materiali nella maniera giusta, quindi se comunque appunto magari ho fatto anche delle ripetizioni, non so, banalmente allo specchio del mio speech, se ho gestito bene i tempi, se ho avuto informazioni rispetto al target di riferimento, allora qui mi posso dedicare in qualche modo a che cosa? A tranquillizzarmi, no? Quindi il contenuto ce l'ho a posto, sarà importante dal punto di vista della relazione, magari far caso ad altri aspetti relativi alla comunicazione, e cioè come io voglio in qualche modo trasmettere questo contenuto e quali aspetti migliorativi magari posso attivare nel mio speech per avere un maggiore coinvolgimento, piuttosto che se non c'è la possibilità di avere grande interazione per il tempo, un interesse a quello che sto dicendo, a rendere comunque il tutto più interessante e stimolante. È chiaro che prepararsi all'esposizione rispetto alla gestione emotiva significa anche prevedere il successo del nostro speech, no? Qui entriamo proprio in ambito diciamo coaching, quindi da questo punto di vista il vedersi e il vedersi già durante l'esposizione può essere importante, e in qualche modo il vedersi comunque sicuro, quindi in qualche modo l'immaginarsi sicuro, può essere una tecnica sicuramente importante per farci sentire tranquilli. Potrei fare solo ovviamente un webinar su questo, ma purtroppo insomma non c'è modo e non c'è tempo. Diciamo che certamente in questo senso può aiutare anche proprio avere un mindset di successo, no? Quindi non aver paura dell'errore, quindi lanciarsi comunque. E anche perché poi l'aspetto diciamo del public speaking, il vero allenamento del public speaking è fare public speaking, quindi in effetti non c'è nessuna ricetta miracolosa, se non proprio quello che vi dicevo prima, di prepararsi e di lanciarsi, perché comunque anche l'errore fa parte del gioco, no? In qualche modo. E quindi diciamo che qui io appunto vi dico, ecco, dal punto di vista della psicologia si parla di coping, diretta proprio alla rivalutazione positiva dell'evento stressante, che in questo caso si spera che non sia troppo pauroso, ma appunto si mantenga in una giusta preoccupazione per poi farmi occupare di quello che devo occuparmi durante lo speech. Quindi in effetti la preoccupazione può essere uno stress
utilizzato anche a nostro favore, perché comunque ci dà quella giusta, ci offre quella giusta energia per affrontare il pubblico, in qualche modo per canalizzare bene tutto il contenuto che dobbiamo dire. E quindi, come diceva Robert Redford, il Leoni per Agnelli, è meglio provare e non riuscire che non riuscire nemmeno a provare. Questa è un po' una mia filosofia di vita. E quindi, diciamo, dal punto di vista psicologico, in maniera più tecnica, Lazarus e Folkman direbbero: aiuta ad aumentare la propria autostima il fatto proprio di aver provato e rivalutare se stessi, e quindi proprio per anche il fatto di aver avuto il problema, cioè il provarsi in una difficoltà comunque crea apprendimento e diventa quindi fonte di crescita e di sviluppo personale. Quindi affrontare anche la preoccupazione piuttosto che la paura di parlare in pubblico è certamente un momento di crescita, e che è importante farlo per la nostra appunto evoluzione e crescita professionale. Poi diciamo che oggigiorno ci sono molto aumentate le occasioni di parlare in pubblico, no? Possiamo parlare appunto di contesti più formali, come può essere questo del webinar, piuttosto che anche banalmente la partecipazione ad un percorso formativo, quindi non essere solo dei protagonisti, ma anche partecipare al percorso formativo e semplicemente intervenire al corso. Diciamo che in questo caso, anzi, sono benvenute proprio le vostre considerazioni rispetto a questo. Lo poniamo anche come allenamento, se volete, anche a voce. E la quarta fase è la fase appunto su cui mi voglio soffermare di più, e quindi la fase proprio di esposizione, quindi la fase di, come dicevo prima, in cui una volta preparato, una volta compreso che l'evento, come dire, l'evento public speaking è un evento possibile, no? Un evento che possiamo affrontare, allora iniziamo ad occuparci un pochettino di quelle che possono essere anche le varie tecniche che possiamo adottare per migliorare la nostra comunicazione. E qual è appunto l'occupazione maggiore di un oratore che in qualche modo deve portare dei dati, anche, ecco, per esempio, scientifici, visto che siamo in un contesto più riferito alla scienza, è quello di farlo in maniera semplice, mantenendo l'interesse. E per fare questo ci sono una serie di tecniche che ci permettono sia di migliorare l'espressione, la nostra espressione, quindi di farlo in maniera chiara e concisa, utilizzando appunto anche, per esempio, l'elemento voce. Quando siamo online, diciamo che questo è l'elemento principale che possiamo modulare per permettere alle persone di seguirci, no? E quindi aumentare il nostro coinvolgimento durante lo speech. E quindi, entrando, diciamo, in questo ambito, prima di approfondire appunto questi aspetti relativi proprio alla parte più relazionale del public speaking, coinvolgo voi. Adesso non so se riesce a partire anche qui il sondaggino che avevamo previsto. Che caratteristiche hanno, secondo voi, gli oratori che vi stimolano di più? Sono tutte valide queste risposte, quindi queste sono alcune delle soluzioni che proponibili. Sanno utilizzare bene la variazione della voce, e quindi appunto l'utilizzo della voce. L'utilizzo delle storie, quindi vi attirano di più le storie, raccontano storie convergenti, oppure vi stimola di più in una
cioè in un webinar come questo, per esempio, l'utilizzo di materiali di supporto visivo attraente, oppure l'ultimo elemento, che adesso non riesco a leggere perché è coperto, utilizzano un linguaggio semplice, quindi l'aspetto relativo al linguaggio. Quale tra questi vi colpisce? Non so se è partito il sondaggio. Sì, è partito, è aperto, stanno ancora Perfetto. Grazie. Quindi, piccolo sondaggio, che caratteristiche hanno gli oratori che vi stimolano di più? Sanno utilizzare bene la variazione della voce, raccontano storie coinvolgenti, utilizzano materiali di supporto visivo attraente e chiaro, utilizzano un linguaggio semplice. Mi incuriosisce un po' capire quali sono le vostre risposte. Penso possiamo chiudere il sondaggio. Io non vedo ancora le risposte. Eccole, le risposte sono state condivise. Allora, me ne leggi un attimo che non le vedo. Sì, allora, le due che hanno avuto più, diciamo, più seguito sono: raccontano storie coinvolgenti e utilizzano materiali di supporto visivo attraenti e chiari, Ah, a pari bene. merito. Ah. Seguite dalle altre due, anche queste a pari merito. Ok, grazie. Ah, quindi le storie, quindi vi coinvolgono le storie. Certamente lo storytelling è una delle tecniche sicuramente importanti di cui vi parlerò. Nell'esposizione, vediamo adesso tutte queste tecniche come cambiano e come ci possono essere d'aiuto, per esempio, in uno speech, diciamo, di attuale fatto attraverso il digitale, no? Ci sono diverse piattaforme, noi utilizziamo appunto Zoom, perché comunque è una piattaforma snella, molte aziende utilizzano Teams, Cisco, ma ce ne sono molte, molte altre. E hanno tutte in comune diciamo, una caratteristica, no? Siamo appunto davanti a un PC, davanti a una telecamera, con la possibilità comunque di interagire, di vedersi per quanto è possibile. Ci sono a volte alcuni limiti nella visualizzazione, diciamo, delle persone presenti, e questo può essere, per esempio, un problema a volte. Qui ci sono alcune regole che io, insomma, terrei come punti di attenzione, soprattutto se lo speech è in diretta. Quindi, soprattutto, ecco, per esempio, la premessa relativa anche un po' a quelle che sono le regole del gioco, no? Di coinvolgimento. Allora, prima di tutto, diciamo, la prima parte è relativa un po' alla preparazione dell'ambiente virtuale, no? Quindi fare attenzione che tutto funzioni, la connessione. Molto spesso, diciamo, almeno in questo periodo abbiamo fatto molte riunioni, molti corsi, molti webinar, non con insomma, il supporto anche della rete aziendale, ma con quella, insomma, con quella casalinga. E quindi qui poi, insomma, più di tanto non si poteva fare se non chiamare eventualmente per problemi tecnici il proprio operatore di riferimento. Per esempio, io quando faccio i webinar sono spesso collegato direttamente con il cavo, perché, diciamo, la wireless è un po' più debole a livello di presentazione. Ci sono l'audio, ovviamente bisogna fare molta attenzione all'audio. Io, per esempio, ho provato tantissimi tipi di microfoni, e anche qua, insomma, ovviamente a seconda, come dire, del grado di coinvolgimento anche dell'uditorio, si può avere un microfono più o meno professionale, no? Però per la diretta va bene, l'importante è che la voce si senta bene. E, nelle riunioni, secondo me, è importante
tenere le telecamere accese quando ovviamente c'è un momento di interazione. Di fondamentale importanza la telecamera. Ovviamente quando c'è una presentazione come questa, magari ci sono dei dati, ci sono delle slide che quindi si fanno vedere, qui insomma si può scegliere anche di stare a telecamera accesa o telecamera spenta, perché magari diciamo ci sarà soprattutto un oratore che parla, e quindi in quel tempo, sia anche un po' per problemi a volte tecnici che possono sopravvenire, si può scegliere anche di stare a telecamera spinta. Ma è molto importante invece attivare l'audio e il video, soprattutto se si vuole intervenire, se ci sono appunto dei momenti di interazione tra le persone, quindi per cercare di coinvolgere la partecipazione quanto più possibile dal vivo oppure in chat, e quindi chiedere anche di attivare l'audio nei momenti di interazione. A volte avete visto che l'audio da regola conviene tenerlo spento, perché purtroppo possono esserci delle interferenze, soprattutto se ci sono poi dei tanti partecipanti insieme, e quindi la regola è tenere l'audio spento quando non si interagisce e di accenderlo quando si interagisce. C'è da dire anche che, a seconda anche un po' del numero di persone presenti alla riunione, il tempo tra la domanda fatta e la risposta non è lo stesso di un tempo in presenza, no? Perché ovviamente nel piccolo gruppo c'è, come dire, forma di educazione non espressa, in cui si aspetta sempre prima di parlare, quindi a volte l'oratore deve tenere presente che i tempi di risposta non sono immediati come la presenza, quindi anche nell'avere pazienza di aspettare in qualche modo i tempi di risposta. I vantaggi ormai, insomma, in questo periodo ovviamente non potevamo fare diversamente, adesso fortunatamente mano a mano ritorneremo in presenza, però diciamo che la virtualità, in qualche modo l'utilizzo di questi strumenti, ci ha permesso anche di guardare un po' l'opportunità, no? Il fatto che magari sicuramente anche nel futuro ci saranno, la mobilità anche sarà diversa, no? Mentre prima magari si preferiva vedersi di persona anche a distanza, adesso certamente per motivi, questo avverrà soprattutto per motivi più importanti, no? Ma di fatto per comunicazioni di routine si preferirà l'utilizzo di questi strumenti, che comunque appaiono più snelli, più veloci, e quindi sicuramente si manterranno, erano già utilizzati, ma ovviamente c'è stato adesso veramente un boom di utilizzo. Questo tipo di strumenti rende anche il messaggio più coerente ed uniforme, in qualche modo diciamo che c'è un oratore che guida un po' quello che può essere il messaggio. L'utilizzo di slide comunque può essere utile, l'utilizzo di immagini, di video a supporto può oltremodo rinforzare quella che è la nostra comunicazione. Quindi diciamo molti vantaggi anche nel fatto di stare online. Poi penso che anche la maggior parte di voi abbia anche sperimentato il fatto che insomma tantissimi di questi strumenti permettono anche la possibilità di poter creare dei piccoli gruppi di interazione con le room. Quindi comunque di avere quanta più possibilità di interazione come la presenza in qualche modo, no? Quello che manca ovviamente è effettivamente proprio l'aspetto fisico della persona, e quindi tutto si concentra su l'elemento visivo e sull'elemento appunto di ascolto.
Mentre in generale, quando siamo in presenza, la cosa è molto più ricca e molto più complessa, perché la comunicazione in generale ha luogo facendo inconsciamente, utilizzando diversi strumenti, non solo la voce in termini di tono, ritmo e velocità, che comunque diventano fondamentali e strategici, soprattutto ancora di più in una sessione online, per esempio come questa, e che diventano appunto i protagonisti. Ovviamente l'aspetto del vocabolario, quindi l'utilizzo delle parole, di semplificare le parole, anche questo è un aspetto altrettanto importante e di fondamentale importanza, soprattutto con l'online, la scelta delle parole. La gestualità è più ridotta, è comunque una gestualità ovviamente rispetto alla presenza molto molto diversa. La prossemica non esiste più nell'online, no? Quanto era importante invece anche il tener conto della distanza tra le persone, quanto è cambiato, diciamo, proprio nei nostri rapporti quotidiani questo aspetto della prossemica, no? E però fortunatamente anche la distanza di 1 metro è la distanza sociale che noi avremmo avuto anche durante uno speech. Quindi questi sono gli elementi di attenzione. Adesso appunto vi parlerò in particolare di quelli che possono essere alcuni suggerimenti che spero vi siano utili. Proprio per migliorare l'aspetto relativo alla comunicazione, e poi mi dite anche magari in chat quanto fate uso di questi aspetti, di queste tecniche. Allora, quindi l'attenzione alla voce, abbiamo detto, diventa fondamentale nell'online. Lo era anche prima, diciamo, in presenza, ma ancora di più se dobbiamo appunto lanciare dei messaggi, magari abbiamo poco tempo. E allora qui diciamo tutte le regole relative al nostro paraverbale, quello che è il ritmo, il timbro e la velocità, quello che studiano gli attori, i grandi speaker, diventano importanti anche nel fare una buona presentazione in pubblico. Tenere presente il fatto che possiamo variare questi elementi e in qualche modo dobbiamo variarli a seconda del messaggio che vogliamo lanciare. Per esempio, si può utilizzare la voce per sottolineare alcuni aspetti. Quindi si può utilizzare un volume più alto se io voglio energizzare la sessione, un volume più basso e più intimo, quindi rallentando anche il ritmo, se magari voglio appunto condurre l'interlocutore in regioni più intime, segrete, quindi il volume si abbassa, e se appunto sto parlando di cose un pochettino più personali, no? Le voci ballerine sono di solito, sì, tremolio anche della voce, sono sintomo di insicurezza e di incertezza. Può succedere, non fa nulla, basta che uno appunto poi eviti di mantenere quel livello lì, no? Che poi a livello di suono, no, diventa fastidioso da parte di chi ci ascolta. Quindi questi elementi che un bravo speaker non deve mantenere mai in monotono, ma deve imparare a variare come se avesse appunto il pubblico proprio davanti, come se stesse facendo una sessione teatrale, diventano di fondamentale importanza. Quanto li utilizzate voi che siete all'ascolto questi elementi? Quanto fate caso all'uso della voce in qualche modo? E qui nel frattempo che mi rispondete o in chat o in voce come volete, e vi dico appunto, vi lascio qui anche alcuni suggerimenti ancora per utilizzare la voce al meglio.
l'utilizzo delle pause, ad esempio, pensate che un discorso risulta chiaro e comprensibile se pronunciato ad una velocità di 130, massimo 140 parole al minuto. Quindi questo è il range che è stato studiato come range ottimale per un buon discorso in pubblico. Mi sembra che la maggior parte di voi era interessata molto alle storie. Quanto vi stimola un oratore che varia i toni della voce? E non so se magari invece quanto non vi stimola un oratore che non fa attenzione a questi elementi. Rispondetemi anche in chat. Quanto voi, diciamo, siete abili anche ad utilizzare la voce durante i vostri speech? Quanto, diciamo, siete focalizzati su questo elemento? Aspetto le vostre risposte, anche in chat. Nel frattempo che qualcuno mi risponde. Vado avanti sull'altro aspetto, grazie. L'altro aspetto anche del non verbale. Ecco, è infatti elemento difficile da gestire. Sì, infatti, Manfredi, è un elemento difficile da gestire. Come l'altro elemento altrettanto difficile, se non ancora di più, per esempio, diciamo che con l'online è più facile perché l'elemento, diciamo, dei gesti è meno visibile, no? Ma invece in presenza vi assicuro che, almeno per quanto mi riguarda, il problema delle mani, no? Di come utilizzare le mani, è comunque un problema che sembra a volte banale, ma invece con la presenza fisica diventa difficile. E non c'è modo qui, ma insomma, sapete benissimo che esistono dei microsegnali che sono stati studiati proprio nella comunicazione e che possono appunto fare la differenza anche nei nostri speech, che indicano appunto l'apertura o la chiusura o appunto segnali di disagio nei confronti dei nostri interlocutori. Questi sono alcuni elementi che sarebbe meglio evitare, perché ognuno di questi nascondono appunto degli elementi di imbarazzo piuttosto che di chiusura verso i nostri interlocutori o di disagio. Diciamo che in generale le mani dovrebbero accompagnare, descrivere quello che si sta dicendo. Quindi è chiaro che un po' con l'online si perde questo elemento, perché comunque se c'è l'utilizzo della slide, magari la slide parla di più e noi siamo più piccolini, diciamo, nella visualizzazione. In presenza, insieme alla voce, diventa un altro elemento molto importante. Pensate che Vanessa Van Edwards, che ha, diciamo, che è una speaker importante, che studia questi elementi della gestualità, ha detto che usare la gestualità con efficacia permette di avere due spiegazioni in una. Questo è molto interessante, questo per farvi capire quanto possano essere e può essere importante l'utilizzo della nostra gestualità, soprattutto se appunto va ad accompagnare il nostro messaggio. Quindi abbiamo parlato della voce come elemento importante e modulare, e abbiamo detto la gestualità che accompagna quello che stiamo dicendo. L'altro elemento è l'elemento, diciamo, di vocabolario, no? In qualche modo. Quindi i vocaboli semplici e che meno tecnici per quanto possibile, soprattutto se non abbiamo dall'altra parte un pubblico tecnico, può aiutare nella spiegazione. E poi quello che può essere un
sicuramente un elemento di successo è il racconto delle storie, quindi che possono essere delle storie personali piuttosto che anche l'utilizzo di metafore. Quindi lo storytelling è anche un elemento fondamentale. Come deve essere lo storytelling per essere efficace? Deve avere una collocazione in un tempo. Di solito, appunto, c'è un'azione che si svolge nel tempo, quindi comunque un episodio che, diciamo, esprima, che coinvolga anche l'uditorio e ovviamente sia collegato con il tema di riferimento, che esprima comunque una difficoltà provata e superata in qualche modo, con una soluzione o una morale finale. Sì, insomma, volessi raccontare la mia storia del public speaking, anche qui, diciamo, posso dire che, anche per quanto mi riguarda, lo studio di questi elementi, lo studio per quanto riguarda gli elementi della comunicazione, mi hanno permesso poi nel tempo di sentirmi anche io più sicuro di me. E quindi in qualche modo anche più efficace nella mia comunicazione. Questo poi l'ho visto un po' nel miglioramento dei feedback avuti, no? Perché, diciamo, è importante anche nella nostra comunicazione poi ascoltare un po' il feedback dell'altro, che è un altro elemento, diciamo, importante della nostra comunicazione per capire se siamo stati compresi, se appunto è passato tutto. Della nostra comunicazione. Quindi il semplificare il messaggio anche attraverso il racconto di storie è un elemento, diciamo, aggiuntivo che può aiutare nella nostra semplificazione. Della linguistica e quindi del linguaggio vi ho già detto prima, soprattutto ecco, in un ambito tecnico come a volte può essere l'ambito scientifico, sapete bene che insomma, i divulgatori, quelli famosi, posso citare appunto Piero Angela, Figlio, Alberto, no? Sono appunto dei personaggi che sono riusciti proprio con l'utilizzo delle storie, piuttosto che l'utilizzo della linguistica, anche delle parole semplici a semplificare delle cose che magari così non erano. La semplificazione, attenzione, non è banalizzazione, ma la semplificazione è sinonimo di comprensione, quindi di esemplificazione, come scritto nella slide. Quindi, in qualche modo, è questo anche il messaggio in una comunicazione, anche di aspetti tecnici che si vogliano trasmettere, cioè quello anche di fare attenzione all'utilizzo delle nostre parole e di semplificare i concetti, di non dare nulla per scontato, perché poi anche questo può essere a volte un problema. Uno degli ultimi elementi, poi aspetto anche un po' le vostre domande, le vostre considerazioni rispetto a questo, quindi voglio fermarmi un attimo per sentire voi che cosa ne pensate, piuttosto che appunto se avete domande in tal senso. Una tecnica che mi piace passarvi e che può essere utile soprattutto in ambito di comunicazione scientifica piuttosto che di divulgazione in genere è la regola delle tre S, cioè la semplificazione, il sintetizzare e il sottolineare le nostre parole. E questo lo possiamo fare con tutte le tecniche che abbiamo visto insieme. Quindi con l'utilizzo per esempio di parole chiave che vengono ripetute più volte per sottolineare un messaggio che magari è importante che agli altri arrivi. Quindi il sottolineare e il sintetizzare può essere utile anche appunto l'utilizzo appunto di nuovo della parola chiave, del messaggio chiave, no? Fermarsi un attimo a sintetizzare quello che si è detto. Il sottolineare anche attraverso, per esempio, l'utilizzo delle pause. La pausa diventa importante se io voglio appunto sottolineare alcuni elementi, quindi anche l'utilizzo della voce,
come abbiamo visto insieme. Lo sguardo, i gesti e i movimenti, abbiamo visto come possono essere utili per semplificare, per descrivere alcuni elementi, gli aneddoti, le metafore e lo storytelling, non ultimo, sono certamente degli elementi importanti da tenere presente. Fatemi pure domande, diciamo, rispetto alle vostre curiosità ed esigenze, anche in chat, non vi chiedo di espormi, però vorrei anche sentire appunto se avete qualche curiosità in merito a questo argomento e come magari voi, diciamo, gestite le vostre comunicazioni in pubblico. Quindi le pause, anche qua. Quindi la pausa fatta a conclusione di un pensiero può essere un momento lasciato alla riflessione, la pausa di transizione da un pensiero all'altro che può segnare la chiusura di qualcosa, la pausa fatta all'interno della frase proprio per sottolineare dei dati o dei concetti. Quindi appunto anche qui si vede come, diciamo, alcuni elementi diventano poi strategici ed importanti, no? Anche per migliorare la nostra efficacia nella comunicazione. Vi dicevo, diciamo, mi sta a cuore l'aspetto emotivo, ma anche, essendo uno psicologo del lavoro, anche l'aspetto cognitivo di quello che dobbiamo parlare, cioè tenere presente nella progettazione, ad esempio nel nostro speech, ma anche, diciamo, durante lo speech, del fatto che noi la curva di attenzione dell'uditore non è una curva stabile. E nell'arco di 50 minuti di ascolto raggiunge l'apice dopo i primi 7-8 minuti, e spero di non avervi perso appunto subito dopo questi 7 minuti, poi ha un calo costante fino a raggiungere il minimo verso appunto il 26esimo e il 27esimo minuto. Quindi sarebbe importante in qualche modo coinvolgere quanto più possibile l'uditorio che abbiamo in qualche modo e fare attenzione nella nostra progettazione a questi elementi qui, cioè che dopo 26 minuti di magari aspetti tecnici di contenuto le persone non riescono più a seguire quello che può essere uno speech, un messaggio, quindi iniziano appunto a distrarsi. E quindi l'ultimo elemento che voglio darvi è proprio il concetto che le emozioni possono aiutare a ricordare gli eventi. Di solito le percentuali di memorizzazione sono che solo il 10% avviene attraverso una lettura passiva, saliamo al 20% se il messaggio è arrivato verbalmente, al 50% se il messaggio è arrivato verbalmente e sostenuto da supporti visivi, quindi spero che nel caso di questo webinar abbia raggiunto almeno il 50% di efficacia del mio messaggio. L'80% se il messaggio arriva attraverso una discussione, il 90% se arriva attraverso la pratica. Purtroppo un'ora di tempo per noi non è possibile in qualche modo fare un minimo di pratica, di esercizio in qualche modo, ma certamente diciamo abbiamo ancora il tempo se volete attivare qualche vostra considerazione, diciamo da questo punto di vista mi piacerebbe proprio sentire un attimo le vostre condivisioni, ecco. Non so, anche il nostro amico Nicola, che cosa ci dice da questo punto di vista. E termino
con un assunto che secondo me diventa importante, il sorridere, no? Il sorridere è un elemento proprio della relazione umana, un elemento secondo me di fondamentale importanza quando, diciamo, io lo porto con i miei percorsi comunque relativi, diciamo, proprio alla relazione in genere, sia nei colloqui che nel public speaking, nella comunicazione. Il sorriso genuino che comunica un tono amichevole e cordiale, che predispone all'ascolto e all'interesse, un clima empatico tra gli interlocutori. Quando utilizzarlo? Ovviamente in presentazione, quindi quando ci incontriamo e poi quando ci salutiamo, visto che stiamo appunto nella fase della conclusione, vi lascio appunto anche con una frase di Martin Luther King: può darsi che non siate responsabili della situazione in cui vi trovate, ma lo diventate se non fate nulla per cambiarla. Quindi se appunto se vi è interessato questo webinar, sì. Ecco qui, grazie, stanno arrivando qualche commento. Certamente possiamo applicare qualcuna di queste tecniche che vi ho dato. In presenza, le mascherine hanno distrutto questo elemento fondamentale, sì, Manfredi, del sorriso, purtroppo, infatti. E quindi in questo caso, ecco, ci può venire incontro l'aspetto virtuale, guardarsi comunque in qualche modo. Decalogo completo delle caratteristiche della comunicazione in pubblico, caratteristiche che in parte si hanno innate e in parte si possono acquisire con l'esercizio. Esatto, Nicola. Grazie. Questi elementi assolutamente si possono attivare con l'esercizio. Sono elementi, appunto, di comunicazione in generale quotidiana, quindi credo che effettivamente l'allenamento sia utile. Quindi grazie Manfredi, molto interessante, grazie Greco, molto interessante, anche se sono anni che parlo in pubblico, ho imparato altre cose fondamentali. Bene, grazie, grazie Manfredi, grazie. Ok, allora io spero abbiamo terminato con oggi questi due appuntamenti dedicati alla comunicazione e all'ambito della comunicazione scientifica. E spero che siano stati utili. E siamo pronti anche a raccogliere eventuali altre vostre richieste su quelli che possono essere i webinar in generale. Da porre, ecco, magari a settembre abbiamo altri appuntamenti che riguardano più l'ambito digital, ma che riguardano appunto l'ambito dello sviluppo delle risorse umane adesso, quindi se ci seguite, continuate a seguirci, presenteremo altri webinar sull'ambito del digital HR. Spero che continuate a seguirci relativamente proprio a questi temi. Riceverete appunto la registrazione di questo webinar, come del precedente del nostro Manfredi, che avete ricevuto, più le slide ed anche comunque l'informativa relativamente appunto al nostro percorso formativo di master. Quindi vi ringrazio dell'ascolto, grazie per la partecipazione. Spero, ecco, davvero che vi sia servito e che vi siete portati a casa qualche chicca, ma mi sembra di sì. Quindi alle 18 precise terminiamo il nostro webinar. Continuate a seguirci sul nostro www.mechizzo.it. C'è qualcuno che vuole intervenire? Non so, Lorella, vorrei salutarci? No, c'è qualcuno che. Ho sentito qualche audio aperto.
è il mio massimo. Un saluto Ah, e un bene, un saluto, ringraziamento. grazie, grazie, grazie A Manfredi, presto. grazie a te. Chiudiamo insieme questo doppio appuntamento nell'ambito della comunicazione. Grazie Manfredi, a presto. A presto, a Ciao, presto. grazie a tutti, buona serata. Grazie.